Queste radio sono di Giorgio, di Gottolengo, provincia di Brescia. Mi ha scritto un foglio qua. Un foglio. Sono due fogli pieni su quello che dobbiamo fare. Eccolo qua. Quindi io adesso incomincerei con l'Alna 68. Mi è più simpatico, diciamo, ecco. E poi vediamo gli altri. Man mano che vado avanti, leggo quello che c'è da fare e cerchiamo di mettere in pratica ciò che mi è stato chiesto. Allora, Alana 68 acquistato da un amico, mi riferisce che ha già 120 canali, anche se ha il commutatore da 34. Non so in che condizione sia. Migliorare le prestazioni in termini di potenza e modulazione. Scheda eco, Roger Beep e un tono. Se possibile utilizzare un commutatore di uno degli Allen 18 per renderlo a 40 canali. No, non è possibile, è tutta un'altra cosa. Un'altra cosa. Mi sfugge sempre il nome, mannaggia a me, Giorgio, è tutta un'altra cosa. Vediamo, forse mi hanno già dato, l'altro giorno mi hanno dato un 48. Un 48 tutto rovinato, che non si può fare niente, me l'hanno regalato, vediamo se riesco a togliere quello, sempre se è buono, eh. Non ti assicuro niente comunque, se no dobbiamo fare, lasciarlo così, 34 più 34 più 34, intanto lo proviamo, sono 6 watt, forse è stato, oh, la modulazione niente, sta in FM. Hola! Hola! In AM 5 watt, in FM ne da 6. Bene, adesso lo apriamo, vediamo, dai. Questo è il suo interno e questa è la scheda dei 120 canali, che poi non so 120, ma sono 34 più 34 più 34. Però, caro Giorgio, dunque, vediamo un po'. Sì. Siamo sul canale 1. E questa è la frequenza, dovrebbe essere 26.965. Andiamo su quelli bassi. Guarda, 27.415 dovrebbe essere. Come hanno fatto a fare questa modifica? Hanno messo pure i compensatori sopra. Andiamo su quelli alti. Cioè quelli su questo siamo a posto, quelli alti siamo a posto. 27.415, quelli normali, una roda, ecco qua, qua siamo sballati, però se io adesso aggiusto questi poi mi trovo in difficoltà con quelli bassi proprio se ne vanno per i fatti suoi, no, bassi e alti, ma io sto facendo io confusione, sia quelli bassi che quelli alti hanno solo, sono tutti alti qua i canali, eh. Non va sul 26, non è scende sotto 0, vediamo un po', sto facendo io confusione. Allora, posizione centrale, 26.964, dovrebbe essere 65. Verso sotto, 27.423, qua dovrebbe andare sui 26. Verso sopra, 27.415. Che devo fare? Non mi trovo in difficoltà, che faccio? La tolgo e metto la mia, non so nemmeno io quello che devo fare quando mi trovo in questa situazione. Beh, non credo che mi dirà di no, ecco. Allora, il primo è pronto, il 68 è pronto. Quindi, riepilogando, ho cambiato il finale, maggiorato con i relativi componenti. Poi la scheda dei 120 canali, come abbiamo visto, non andava bene, quindi ci ho messo una delle mie, c'era messo una delle mie e qui ho messo la scheda eco, quella con incluso il Roger Beep, l'integrato è quello della Colaudio, quello che ha un delay più lungo rispetto a quello della Panasonic e quindi Giorgio, ripeto anche a te quello che ripeto agli altri.
Posso sembrare ripetitivo, però devo farlo. Allora, tono, si regola il tono, la durata del tono, entrata della bassa frequenza, l'audio che arriva dal microfono, uscita della bassa frequenza, l'uscita audio. Qui sono le ripetizioni, questa è la velocità. Io l'ho regolato in questo modo, se non ti piace, quando arrivo a casa, un piccolo cacciavite da orologiaio e puoi sistemartelo come vuoi, sia per quanto riguarda la velocità e il delay, sia per quanto riguarda le ripetizioni. Mi avevi chiesto di mettere escludibile Roger Beep, io l'ho fatto, però quando si esclude, siccome che passa pure per induzione questo tono, quando è troppo acuto, e in sottofondo poco poco, ma non si percepisce nemmeno, si sente comunque. Poi lo vediamo quando lo proviamo. Dalla parte di sotto le solite cose. Ho ingabbiato la scheda madre con lo chassis e ho messo questa resistenza per il preascolto. Lo dico pure a te, come lo dico a tutti. Qui sul mio banco ho fatto già una piccola prova, non mi innesca. Se dovessi innescare a casa tua, anche a te do una bustina con una resistenza da 68 ohm. Questa è da 47 ohm. Quindi lo chiudiamo e lo proviamo. Le prove le faccio di sera, dopo una giornata di lavoro, va a finire che la mente fa cilecca e quindi può darsi pure che mi sfugge qualcosa. Vediamo un po' se riesco a fare mente locale. Allora, da qui si inserisce e si esclude il Roger Beep, come abbiamo detto. Questi sono i canali. Da qui si inserisce e si esclude eco e preascolto. L'eco si regola da qui e quindi non c'è niente. Dobbiamo solo accendere e provare. Siamo senza eco. Proviamo la potenza. Facciamo un po' di luce. Sono 10 watt e qualcosa. Ola! Ola! Tocca i 30 in modulazione. Ola! Quindi, abbiamo detto Roger Beep. Preascolto. Prova, prova. Un po' di eco. Cominciamo con un filo. Prova. Ho l'attenzione alla frequenza CQ, cambio. Non so se si sente così. È quello che si utilizza per parlare. Io adesso sto provando e alzo. Prova. Vedete la differenza tra questo integrato e quello della Panasonic? Sono buoni entrambi, però per quanto riguarda il delay, la durata delle ripetite, della velocità, dura di più. Prova. Passo. Iniziamo. Attenzione CQ, passo! Andiamo ancora. Poi però ci fermiamo, eh. Prova. CQ, CQ, attenzione, passo! Mi ero dimenticato di mostrare i canali, ecco, questi sono quelli alti, questi sono quelli bassi. Così mettiamo da parte questo e passiamo al prossimo.
E indovinate cosa scelgo? L'Intec.